Napoli Scalcio, saluto e ringrazio Enzo Gambaro. Ciao Enzo. Ciao Stefania, un saluto a te e ai nostri ascoltatori. Eh sì, scriveteci, telefonateci, commentiamo insieme questa Champions, ma soprattutto voglio un tuo commento ora. Partiamo dall'Inter, poi passiamo all'Atalanta. Allora, questa Inter, te l'aspettavi così, come ieri, col risultato? Beh, insomma, il risultato ieri è arrivato grazie a un autogol clamorosa, però l'Inter ha fatto una buona partita. Diciamo che fino a 70-75 metri dalla porta ha giocato bene, ha fatto possesso palla dinamico. Negli ultimi 25 metri invece probabilmente poteva fare qualcosa di meglio contro un avversario che ha 0 punti in classifica, che però non era scarso. Ma Quindi io devo è un dire che non mi aspettavo piacere. assolutamente, cioè, magari il risultato sì, ma non che andasse in questo modo la partita. Sono un po' stupita, però, come Ma guarda, si più che suol altro dire. la classifica è sicuramente positiva, Eh anche sì. perché diciamo, per fortuna Real Madrid, City e Bayern Monaco in questo momento non sono in grande condizione, anche se commetteremo un grave errore non considerare almeno una delle tre potenziali vincitrici della prossima Champions. Però molto bene perché l'Inter ha dato dimostrazione di essere una squadra molto organizzata con dei valori importanti, su questo non ci piove. E invece sull'Atalanta, poi arrivo alle vostre telefonate, stavo leggendo anche già qualche messaggio che arriva. Dice l'importante è aver portato a casa il risultato, Roberto da Vigevano. Ma guarda, l'Atalanta è la squadra più europea di tutte le squadre italiane, probabilmente non è la più forte perché l'Inter credo che abbia qualcosa in più, però è una squadra che gioca uomo contro uomo a ritmi molto elevati e soprattutto cerca di verticalizzare il più possibile, perché a me piace molto quando c'è una squadra che verticalizza. E in un campo difficile, a livello di struttura, perché il campo sintetico anche l'Inter ha avuto delle grosse difficoltà. L'Atalanta si è adeguata perfettamente, quindi è veramente un piacere avere due squadre di questo livello. E anche il Milan, tutto sommato, anche se non sta giocando bene, ha delle problematiche incredibili, però anche lo stesso Milan, avendo delle partite sulla carta molto facili, le prossime, credo che possa aspirare direttamente a passare il. Arriviamo anche al Milan assolutamente. Senti, se devi dare un voto all'Inter su Interlizia complessivo, non andiamo nelle Sei. pagelle. Sei e mezzo. 6,5. Telefonata, pronto. Stefania, io do 6 meno all'Inter. 6 meno, come mai? Perché non, per me l'Inter, non lo so, quest'anno non gira come dovrebbe, primo. E che voto dai al Milan? 2-3. 6. Ok, quindi sei stato più generoso con quale delle due? Col Milan, forse. Un po' sì, perché il Milan è pieno, diciamo, è tartassato dalle polemiche di tutti i generi e di conseguenza è in una situazione critica. Grazie Stefania, Grazie, salve un Gambaro! saluto. Faccio la stessa domanda a te, visto che stavi introducendo proprio questo 2-3 gol di Pulisic, Leao, Abraham. Cosa ne pensi di questa partita? Tra l'altro, Google, stamattina, quando cercavo un po' di informazioni di rassegna stampa, quando mettevi, cliccavi il nome delle italiane in Champions, usciva con tutte le manine alzate. Non so se qualcuno l'ha notato, avete letto i giornali cartacei e basta. Faceva ridere questa cosa. Tirava sulle mani, tifava per le Eh beh, meno male, dai, anche perché almeno. giustamente la nuova formula, diciamo che sicuramente le nostre italiane l'hanno capita molto bene, grazie anche alla disgrazia momentanea delle squadre che citavo prima, dei grandi club. Detto questo, ma il Milan contro lo Slovan, secondo me, ha giocato una partita complessivamente da 5. Da 5 perché comunque ha preso dei gol allucinanti, cioè proprio una roba incredibile, non puoi prendere dei gol in quella maniera, e soprattutto adesso credo di poter dire che non è tutta colpa di Fonseca, perché comunque i giocatori in campo non possono concedere su un calcio d'angolo dei contropiedi del genere, cioè lo possono fare delle ge gente che non ha mai giocato a calcio. Quindi purtroppo credo che l'allenatore debba fare molto di più per costringere i giocatori a fare le cose come si deve. Detto questo, nonostante tutto, il Milan comunque ha un potenziale di avversari assolutamente alla portata, pur senza essere uno squadrone incredibile, diciamo che può qualificarsi direttamente, o per meglio dire, se non si qualifica direttamente, può comunque poi giocare i playoff in una posizione di classifica molto buona.
Allora, telefonata? No, vi leggo dei messaggi perché insomma, se anche un avversario comunque tra virgolette modesto come lo Slovan ha messo comunque a nudo alcune fragilità, da casa scrivono, scrive Antonio: credo che alla fine rimarrà fuori il Milan, difesa debole, troppi gol presi, squadra non affidabile. Un giudizio troppo duro quello del nostro amico da casa o condivisibile? Ma guarda, sicuramente per quello che abbiamo visto è condivisibile, però il nostro amico deve tenere presente anche del prossimo calendario, perché per il Milan la differenza l'ha fatta la vittoria di Madrid. I tre punti conquistati a Madrid l'hanno messo in una condizione, visto gli avversari future, di poter veramente aspirare a passare direttamente il turno. Cioè, acceso quindi... troppa fiamma di speranza. No, quello magari no, perché comunque a parte la vittoria nel derby, la vittoria di Madrid dove hanno salvato la panchina di Fonseca, credo che comunque delle problematiche ci siano, però non è tutta colpa dell'allenatore. Ci sono alcuni giocatori che 35 anni fa avrebbero giocato, forse avrebbero fatto fatica a giocare nella primavera del Milan. Faccio degli esempi, tipo Hernandez e anche lo stesso Leao, che sono considerati dei top, avrebbero fatto fatica a giocare, mentre il migliore giocatore in assoluto del Milan è assolutamente Pulisic. L'americano credo che sia un giocatore di dimensione totalmente superiore a quelli che giocano insieme a lui. Allora, poi dobbiamo anche dire che il calendario un po' sorride, no? Perché c'è Stella Rossa, poi c'è Girona, Zidamo, Zagabria, giusto? Quindi comunque delle partite che sono alla portata di questo Milan, che ne pensi? E appunto, Stefania, quello che dicevo prima, cioè la Stella Rossa, per fortuna, non è quella di Savicevic e company, che vinse la Coppa dei Campioni nel 91. Quindi Stella Rossa, Dinamo Zagabria, secondo me sono 6 punti che tu ti porti a casa, sommati a quelli che hai, 9-6 fa 15, già con 15 punti puoi sperare in qualcosina. E quindi sicuramente il Milan credo che sia ben avviato, nonostante delle problematiche incredibili. La società purtroppo sul mercato in difesa non ha agito bene, perché Pavlovic, obiettivamente, io l'avevo definito il Bogard degli anni 2000, però siamo nettamente inferiori a Bogard qua, chiaramente. Telefonata, pronto? Buongiorno Stefania da Vicenza. Buongiorno. Hai seguito ieri le partite, hai seguito un po' di TV? Sì, ho seguito l'Inter, però l'Inter, cara Stefania, come diceva anche l'altro ascoltatore, fino alla fine ci fa soffrire. Che se non chiude la partita deve aspettare sempre il 90esimo e sperare che non pareggiano, hai capito? E poi Gambaro, che lui ha giocato, non dico che abbiamo la stessa età, che lui quando dice le cose delle nove nelle dirette dice le cose giuste, anche se gli altri non gli credono tanto, però alla fine ci azzecca sempre. Buona, è tipico dei saggi, grazie. Allora, da casa Mauro da Brescia dice: davano il Milan per morto, invece sa fare, c'è un po' di megalomania, giudichiamo troppo da tifosi. Ecco, poi bisognerà capire se basterà questo percorso in Champions, eventualmente, dicevamo, forse in discesa, ma comunque se basta questo a Fonseca per blindare un po' la partita, oppure la panchina, oppure la partita prossima di campionato e quelle che verranno, in particolare quella di sabato contro l'Empoli, poi risulta, non dico decisiva, ma importante in quell'ottica. Ma guarda, la fortuna di Fonseca è che il Milan precedente degli ultimi 2 anni ha fatto delle stagioni disastrose, inguardabili, perché il secondo posto dell'anno scorso a 18 punti dall'Inter non è un secondo posto, in Coppa dei Campioni è stato eliminato e via dicendo. Quindi se Fonseca conquista la qualificazione agli ottavi, ok, e in campionato comunque dopo aver vinto il recupero e via dicendo rimane nella scia dei 4-5 punti dalla testa, credo che tutto sommato possa andare anche bene. È chiaro che poi il Milan deve fare molto di più, perché come ho già detto in altre occasioni, secondo me per il campionato italiano il Milan ha una squadra forte, almeno dalla metà campo in avanti. Paolo Dalainate scrive: ha ragione Gambaro, il Milan non deve vivere però gli umori del momento, subire in contropiede, ma deve avere più continuità anche all'interno della stessa partita. Secondo me così Fonseca potrebbe allontanare le voci sul suo futuro. Beh sì, purtroppo il Milan, beh, è chiaro che durante una gara di 90 minuti più recupero ci sono più partite in una partita, ma veramente il Milan
tra una partita e l'altra, cioè tra una fase di gioco e l'altra fase, c'è veramente un abisso. A volte sembra una squadra anche discretamente organizzata, a volte sembra che siano giocatori messi lì al parco Lambro e non sanno che cosa fare. E quindi il discorso è molto semplice, però purtroppo credo che i giocatori dovrebbero dare un po' più di collaborazione a questo allenatore, che non sarà Nils Lidl, ma non è così scarso come molti intendono. Va bene, devo andare in pubblicità, ci ritroviamo tra poco, vi aspettiamo. Rieccoci in studio. Allora, leggiamo un po' di messaggi per Enzo Gambaro. Il Genoa si salverà, ti chiedono da casa? È una bella domanda, guarda, io credo che è molto difficile, chiaramente deve intervenire pesantemente sul mercato, quindi se a gennaio comprerà 3 giocatori, almeno uno per reparto, diciamo che potrebbe lottare fino alla fine, ma dopo l'esonero di Gilardino non vedo una stagione molto, molto facile, obiettivamente. Ha mandato via un allenatore che è tra i migliori in Italia, è stato un errore incredibile, ma questa proprietà l'ha già dimostrato 2 o 3 anni fa, quando presero Shevchenko, che non conosceva il calcio italiano, che ha sempre fatto il CT, infatti era retrocesso. Allora, ci scrivono: cosa pensi di Re Carlo V, De Ketelaer? Io me lo ricordo, al Milan era un fantasma e adesso l'Atalanta gode con lui. Che risultato, incredibile, mi mangio le mani. Andrea Milanista. Beh, De Ketelaer nel Milan non è stato messo nelle condizioni di poter tentare di esprimersi, cioè secondo me avrebbero dovuto concedergli almeno 15 partite da titolare, invece l'allenatore in quell'occasione non gliele concesse, ricordo Massimo aveva giocato 2 o 3 partite di fila, quindi è stato uno spreco. Certamente non stiamo parlando di un campione, chiariamola subito, però è un buonissimo giocatore che in Italia può fare bene. Errore del Milan sicuramente e secondo me di chi lo ha gestito in quel momento. Ecco, telefonata, pronto? Errore del Milan sicuramente. Ecco, ci dovete ascoltare dal telefono, non dal televisore. Abbassate il volume, ascoltateci dalla cornetta se possibile. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Sono Luigi da Brescia. Ben trovato. Buongiorno Gambaro, ho visto le 3 partite di ieri, Atalanta, Milan e Inter, quelle 3 squadre lì, 0 punti, vuol dire che sono tutte loppe, 0 punti, 5 partite, vuol dire che hanno trovato le squadre, Atalanta e Inter sono state quelle più fortunate nelle squadre che hanno trovato, solo una squadra al Manchester City che ha trovato l'Inter che è in condizione pietosa come le Ambaro lì. Va bene. Volanti che dopo vengono su ancora, ma adesso che squadre hanno trovato? Grazie. Ha sbagliato una partita con Stoccarda, ha trovato 2 inglesi, 2 tedesche, ha trovato tutte squadre non loppe, anche brave squadre, ma Inter e Atalanta hanno trovato tutte squadre di Serie C o Serie B hanno trovato. Grazie, la ringrazio. Buongiorno. Allora, partiamo da chi affronta chi e se magari un risultato come quello di 1-6 contro lo Young Boys dell'Atalanta può chiamarsi solo fortuna, perché la squadra appunto non è magari allo stesso livello di quella che affronterà stasera la Juve. Poi partiamo alla Juve. Ma guarda, nella giornata di ieri è chiaro, le squadre italiane hanno affrontato squadre con 0 punti, quindi sulla carta era abbastanza facile, l'Atalanta un po' più complicato per la via del campo sintetico. Detto questo, però poi non è che Milan, Inter e Atalanta hanno sempre incontrato squadre da 0 punti, quindi al momento la classifica sta sorridendo a tutte e 3, più o meno, l'Inter meglio, l'Atalanta meglio ancora del Milan, però aspettiamo che squadre tedesche, anche l'Ips è una squadra tedesca come quella come quelle che ha affrontato la Juventus qualche settimana fa con lo Stoccarda che ha perso in casa. Detto questo, la Juventus affronterà l'Aston Villa, che comunque è una buonissima squadra, allenata oggi alle da un 21 bravissima, allenata da un tecnico che in Europa League ne ha già vinte parecchie, quindi l'Aston Villa è una squadra seria, adesso non è uno squadrone incredibile, però è una squadra da prendere con le molle, visto che la Juventus purtroppo per la Juve ha anche delle difficoltà in organico, ma con mancanza di giocatori per via degli infortuni.
Allora, stavo guardando che c'è stato un imprevisto all'aeroporto a Birmingham perché UEA è stato fermato. Ti risulta? Problemi con i documenti. La Juve resta bloccata. Rigidi controlli doganali del Regno Unito che creano problemi agli Juventus. Ritardi e cambi di programma in vista della partita di questa sera. Ci mancava Beh, anche diciamo che quello. lì. Ma adesso io non so se il fatto è inerente all'Inghilterra che è uscita fuori dalla comunità europea, quindi probabilmente sono state messe in vigore altre leggi o via dicendo. Comunque, sì, di solito quando si va in Inghilterra diciamo che c'è sempre un'attenzione un po' più particolare. Ad esempio, io ero stato in Inghilterra qualche anno fa con la carta d'identità, quella cartacea, e mi avevano tenuto lì mezz'ora per capire se era buona o non era buona, se ero io o se non ero io, no? Chiaramente poi mi Sì. sono adeguato. Però in Inghilterra effettivamente se c'è qualche una virgola che non funziona, lì di sicuro non te la fanno passare. Allora, da casa ti dicono, ma la Juve nel campionato italiano entrerà nelle prime quattro? Quindi lasciamo un Guarda, attimo da parte la Champions. credo che la Juventus entrerà nelle prime quattro, però come ho già detto, Thiago Motta sta facendo un grandissimo lavoro dopo che aveva preso la Juventus praticamente sulle macerie. E penso che entrerà fra le prime quattro, ma non potrà lottare per lo scudetto quest'anno. Mentre per la prossima stagione, con un mercato adeguato di 3-4 giocatori giusti nel posto giusto, il prossimo anno debba puntare decisamente a vincere lo scudetto. Quindi ci vuole pazienza. I tifosi della Juve devono capire che gli ultimi 3 anni sono stati i peggiori della storia bianconera. Ecco, senti, io penso che tu ricorderai il 12 agosto 2023 quando Mancini si è dimesso. Ha fatto ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato e ha detto: è stato un errore lasciare la nazionale. Con Gravina potevamo chiarirci. Ha detto: i soldi arabi hanno inciso, ma non in modo determinante. Quindi, diciamo che in attesa di un nuovo progetto a cui lavorare, si è un po' pentito del suo passato. Dice: se potessi tornare indietro, questo è virgolettato, affronterai in maniera diversa l'addio alla nazionale. È stata una scelta sbagliata. Quel rapporto di fiducia che avevo con la federazione si è reciprocamente incrinato, dice Mancini. Ma se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati e chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così. Beh, adesso diciamo che la situazione la conosce lui e chi in quel momento rappresentava la federazione o quello con cui lui parlava normalmente. Ma sai, si è pentito Mancini, probabilmente ha sottovalutato il fatto che in quel campionato lì negli ultimi anni hanno preso tanti stranieri e quindi i giocatori della nazionale praticamente il 70% non era titolare e quindi non essendoci già dei campioni. Il 70% dei tuoi giocatori non sono titolari, quando poi vai a incontrare le altre squadre, diciamo, non fai delle belle figure, però, insomma, tutto sommato credo che non sia andata male perché in un anno e 6 mesi si è portata a casa 50 milioni di euro, quindi credo che tutto sommato la situazione possa essere considerata positiva. Comunque sia, Mancini una squadra la troverà sicuramente. Per me è un grandissimo CT e un ottimo allenatore per squadre di club. Ma secondo te queste dichiarazioni in ottica ritrovare un'altra squadra possono aiutare barra essere indirizzate in qualche modo da qualche parte? Beh, secondo me è un'operazione simpatia che Roberto Mancini giustamente ha fatto perché è una persona intelligente, si era lasciato un po' male col calcio italiano per tutto quello che si era detto. In questa maniera diciamo che è un'operazione simpatia, ammettendo che probabilmente forse non era stata la decisione giusta, almeno calcisticamente parlando. Poi è chiaro che dal punto di vista economico, secondo me, ha fatto benissimo ad accettare quell'incarico. Io penso che Mancini il prossimo anno possa essere competitivo per allenare un club importante. Non è detto che non possa essere la Roma, perché la Roma ha dovuto prendere uno per mettere un bel filtro che è Ranieri, che è chiaro che se Ranieri è andato a allenare la Roma vuol dire che il calcio italiano comunque sia qualche problema ce l'ha. Aveva già smesso di allenare a livello di club e si aspettava una chiamata della nazionale o di una nazionale, non certo da un club. Allora, scrive da casa Gino e dice: vedrebbe bene Mancini come allenatore del Milan? Tu, se lo vedresti bene. Ma io come allenatore del Milan lo vedrei bene, credo che però tra Mancini e il Milan non ci sia mai stata grandissima simpatia già dagli anni 80 e via dicendo, e quindi, diciamo,
diciamo che Mancini come caratteristiche lo vedrei molto bene alla Juventus, fermo restando che c'è Thiago Motta che è bravissimo e quindi adesso non può andare. Lo vedrei più alla Juventus che al Milan. Al Milan non mi sembra che ci sia quel feeling a pelle tra Mancini e i rossoneri. Allora, visto che Mancini ha tirato fuori i soldi, gli arabi e quant'altro, allora rimaniamo un attimo sul tema soldi per salutarci, così in maniera dorata. Cairo dice, il calcio va aiutato, serve un'unità di intenti per superare il momento difficile. Ha fatto questo talk importante a Sport Industry, quindi chiaramente si parlava di questi temi e ha risposto a delle domande, non è che l'ha detto così dal niente. Parlando del Toro dice, non voglio tenerlo in eterno, vorrei lasciarlo a qualcuno più ricco di me. Quando sono arrivato io non c'erano nemmeno i palloni. È un'analisi sul calcio di oggi rispetto a quello di un tempo. Ma guarda, Cairo ha perfettamente ragione. Cioè, da quando c'è Cairo, a livello economico, il Torino non ha mai subito nessun, non ha mai avuto delle problematiche all'iscrizione o alla permanenza in Serie A. Chiaro che i tifosi, essendo tifosi di un club molto blasonato, una delle storie più grandi della storia del mondo del calcio, il grande Torino, via dicendo, si aspettavano che un imprenditore di successo come Cairo investisse per vincere anche lo scudetto, no? Però c'è bisogno anche un attimino accontentarsi a un certo punto. Cioè, con Cairo la sicurezza di andare avanti c'è sempre, però giustamente, come ha detto lui, probabilmente se arrivasse qualche, diciamo, multinazionale in grado di poter lottare per lo scudetto, lui l'accederebbe volentieri. Io comunque penso che Cairo sia un grande presidente, perché ha dato solidità societaria importante. Allora, tra l'altro ha detto, il nostro sport in questi ultimi 50 anni è vittima di un paradosso, cioè i costi crescono più dei ricavi, non riferisco troppo all'Italia, ma pensate al calcio inglese che vale 8-2 miliardi di euro e ha perdite pesante con solo 4 squadre in attivo. Sentiamo una telefonata, pronto? Pronto, pronto? Sì, pronto, buongiorno, volevo fare una domanda. Al volo? Sì, volevo chiedere a Gambaro cosa ne pensa di tutto questo entusiasmo che c'è per l'allenatore della Juve quando vedo che alla fine il gioco è come quello di Allegri, se non peggio, con la sola differenza che Allegri, pur giocando solo in difesa, qualche partita le vinceva. Con Motta abbiamo tante buone speranze, abbiamo speso tanti soldi per comprare giocatori, ma alla fine mi sembra che abbiamo fatto due passi indietro. Grazie, buongiorno. La saluto. Gambaro, devo chiudere, se riesci a dirmelo in due parole ti ringrazio. No, secondo me non c'entra nulla con Allegri. Allegri ha fatto, secondo me, gli ultimi tre anni sono stati disastrosi. Thiago Motta, con la squadra non ancora al completo, sta facendo dei veri e propri miracoli. Andate a vedere le formazioni cascherate e ve ne renderete conto. Grazie Enzo Gambaro, bravo e soprattutto con grandi capacità riassuntive. Alla prossima, grazie a tutti voi, a domani. Ciao.